Quiero decirles también a los organismos internacionales, no soy ningún ladrón. Quiero decirles que vamos a garantizar la honestidad de mi gobierno. Anticipadamente pedir quienes conformen el gabinete, cero de nepotismo, cero de corrupción. Será el lema del nuevo gabinete. Queremos gobernar con esa ley que nos han dejado nuestros antepasados. El Amazúa, Amayuya, Amaqueya. No robar, no mentir, ni ser flojo. Esa es nuestra ley. De verdad quiero decirles a ustedes, parlamentarios, quiero decirles al pueblo boliviano desde el Parlamento Nacional, a la comunidad internacional, como primer presidente que vengo de los pueblos indígenas, quiero ser el mejor presidente de los bolivianos y, por qué no decir, los latinoamericanos. Ci può spiegare come e perché Evo Morales ha unificato il concetto di difesa dell'ambiente con la difesa delle risorse naturali all'interno quindi della difesa del concetto di Stato popolare e di autodeterminazione del popolo? Oggi i servizi, anche gli stessi servizi ambientali, sono messi in discussione e le lotte quotidiane sono lotte per la protezione dell'ambiente, ma per la protezione ovviamente dei servizi che possono derivare dalla nazionalizzazione delle risorse. L'obiettivo principale di Evo Morales e del suo governo è quello di sviluppare politiche economiche anche agricole di totale alternativa al modo di produzione capitalista in una generale pianificazione economica controllata. La principale preoccupazione per le nuove politiche agricole deve essere quella del rispetto della natura e del rispetto dell'essere umano, un rispetto in cui diciamo deve avere un ruolo il controllo assoluto delle risorse degli idrocarburi e le nazionalizzazioni. Il concetto di nazionalizzazione è ormai un tratto distintivo assoluto del governo della Bolivia e di conseguenza ci ha detto proprio alla nostra presenza a gennaio del 2016 in Parlamento Evo Morales, ripercorrendo i 10 anni del governo, che vanno intensificate le nazionalizzazioni e vanno intensificate la socializzazione dei mezzi di produzione. Per avviare e per rafforzare il processo di transizione al socialismo bisogna passare da quello che è un semplice rafforzamento dello Stato a quello che deve essere una forma di beneficio ottenuto dalla nazionalizzazione e dalla socializzazione dell'intera società decolonizzata e quindi dalla società della produzione.